hotel with metal stairs and people walking up and down feeling depressed that they were staying in this shitty place and doors opening and closing. Donde no nos fijamos en los pequeños detalles, en los ruidos que hacen los diferentes objetos. Siempre hay algo a escuchar. En el paisaje que estaba intentando ver, siempre había ruido. ¿Habéis podido estar en silencio en algún momento? Stage è un progetto artistico di storytelling che riflette sullo scarto tra la realtà e la sua rappresentazione. Nel periodo di residenza a Barcellona ho catturato suoni e conversazioni del quotidiano sia nel tessuto urbano sia all'interno di spazi privati. Dopo questo primo approccio di natura partecipativa, la prima azione di costruzione della narrazione è stata quella di editing del suono, esaltando intenzionalmente la polisemia delle interpretazioni e inducendo un effetto di straniamento. Il successivo lavoro è stato quello di installare questo materiale acustico, permettendo e così al visitatore di accedere a una dimensione immersiva e al contempo ho predisposto allora un microfono e un registratore in un box da regia radiofonica, un ambiente con vetro di comunicazione divenuto poi palcoscenico, in modo tale da offrire a ciascuno la possibilità di raccontare al microfono le immagini dei suoni ascoltati durante la fruizione in sala e così di trasformarsi in attore del proprio racconto. Seria uma sala agradável, uma tarde de calor, lá eu refresco um pouco. Ao lado dá para escutar um outro ambiente. Quando andamos a passejar, andamos com amigos, amigas, e xerrem, e parlem, e claro, não nos entretenimos a escutar o soroll daquele ocell, que não sabemos nem como es diu. Queste narrazioni, collegate in tempo reale con cuffie wireless, offrivano al pubblico la possibilità quindi di ascoltare i suoni diffusi in loop, in questa dimensione appunto immersiva, e contemporaneamente di ascoltare l'interpretazione che quegli stessi suoni altri spettatori stavano offrendo. E quindi c'era questa stratificazione di ascolti e di condizionamenti che è stata un nucleo fondante dell'azione. E quindi la domanda, che cosa dunque di fronte a una fonte qualsiasi, voce, dicerie, notizie di cronaca, siamo portati a credere? Ecco, questa domanda ha orientato il progetto verso una valenza politica. But this, I think we can put on. Nobody's out.